fino al 28 di febbraio sul trasporto regionale facciamo pochino, non è che non facciamo niente, qualcosa siamo costretti a fare. Perché? Perché noi comunque siamo sotto di oltre 30 milioni di euro rispetto alle risorse, e io non credo, siccome siamo sotto 30 milioni di euro per il trasporto ferroviario, siamo sotto di 30 milioni di euro, 35 rispetto a quello che era il 2010 sul trasporto su gomma, io dubito che arrivino tutte queste risorse a livello nazionale. Allora un po' di azione che ci riduca il corrispettivo contro l'Italia va fatta subito, perché non possiamo poi fare una cosa. Allora abbiamo detto, dal 1 di gennaio togliamo un po' di treni ravvicinati, treni nella fascia morbida, cioè quando c'è meno affluenza, solo ed esclusivamente i giorni festivi e il sabato. Quindi non andiamo a impattare sulle abitudini, sulle necessità dei pendolari, degli studenti, dei lavoratori. Quindi uno, insomma, nel momento di, insomma, sabato e domenica, se ha necessità di movimenti, di muoversi, ma insomma che non è obbligato a orari, perché non può farlo anche essendo un po' più flessibile. Quanti? Sapete già quanti? Taglieremo sui 3 milioni di servizi. Ma quanti treni sono? Tradotto in corsa? Tradotto in corsa è ancora prematuro farlo, insomma, però taglieremo 4 treni, ovvio, per arrivare a 3 milioni. Qualche decina? Io penso che sì, qualche decina. Cioè, qualche decina. Cioè, qualche decina al giorno? Conto che ogni giorno girano quante decine? Una decina, dai, ora è difficile, stiamo ancora ragionando, sono, cioè adesso a me interessa l'aspetto, il valore economico, poi trasformare quel valore economico in treni è un passaggio successivo, insomma. Dopodiché faremo una manovra tariffaria che decorre dal 1 di gennaio, che aumenterà il 5% gli abbonamenti e il 10% i biglietti di corsa semplice. Poi c'è il passaggio successivo, cioè noi abbiamo detto fino a febbraio facciamo questa piccola manovra ora, aspettiamo fine febbraio, se non succede nulla, se arrivano i soldi lasciamo tutto inalterato e forse a seconda di quanti soldi arrivano possiamo anche ripristinare alcuni treni che sono stati particolarmente, la cui soppressione è stata particolarmente dolorosa, penso non so, il treno per Milano, il treno di Genova a Bologna, se arrivano più soldi li investiamo lì, perché l'impegno è che tutto quello che viene dato aggiuntivo per il trasporto per il TPL rimane sul TPL, cioè, quindi se una qualunque cifra che il governo mette a disposizione non c'è discussione alcuna, rimane al TPL.